Ciao a tutti ragazzi, il mio nome è Agromoderni ed oggi voglio parlarvi di EIMA 2018. Come sapete, quest'anno io ed altri colleghi agro-youtubers siamo stati alla famosa Fiera di Bologna, che si è tenuta dal 7 all'11 novembre. In realtà il nostro viaggio è iniziato prima. Lunedì io, Mistractors e GR siamo partiti dal nostro amato Piemonte alla Volta di Bologna, dove ci aspettavano Massimiliano e Daniel di AgriHarvest. Una volta arrivati, dopo una cena a base di tigella e una dormita in hotel, abbiamo potuto affrontare il primo impegno della settimana, la conferenza stampa di inaugurazione della fiera. È stato molto interessante incontrare ed ascoltare Alessandro Malavolti, il presidente di Federunacoma. Nel suo intervento ha riassunto la situazione italiana della meccanizzazione agraria. Lo sapevate che l'Italia produce più trattori di quanti ne utilizza? Questo compensa il fatto che non c'è molto ricambio nelle aziende italiane, che infatti hanno trattori molto vecchi rispetto alla media europea e le tendenze attuali indicano che gli agricoltori sono molto più propensi, per ragioni economiche, ad acquistare macchinari usati, anche se spesso di potenza eccessiva rispetto alle proprie necessità. Dopo la conferenza è iniziata anche per noi EIMA. Abbiamo infatti potuto visitare la fiera in anticipo rispetto al pubblico. È stato davvero bello poter vivere le ultime ore prima dell'inaugurazione. Ci siamo fatti avanti tra stand ancora da montare, mezzi da pulire ed addirittura qualche sorpresa ancora coperta dai teli. Ora voglio però parlarvi di un argomento davvero principe in questa edizione di EIMA: la tecnologia applicata in agricoltura. Come sapete è uno degli argomenti che più mi interessano e ad EIMA ho potuto rifarmi gli occhi. Prima di tutto parliamo dell'esperienza EIMA come visitatore. Devo ammetterlo, per impegni vari non ero ancora mai stato ad EIMA, questa è stata la mia prima volta. Ho però potuto confrontarmi con gli espositori e con i miei amici agro-youtuber per capire cosa c'è stato davvero di diverso nell'esperienza da visitatore ad EIMA 2018. Beh, la prima cosa che salta subito all'occhio è l'impegno degli stand verso la realtà virtuale. Utilizzando le nuove tecnologie, alcuni stand hanno potuto staccarci dai padiglioni e proiettarci in campo per esplorare i macchinari in un modo totalmente nuovo. Ho approfondito l'argomento in un video apposito, dove ho provato la Massey Ferguson Experience, che secondo me è stata la migliore soluzione proposta, perché era davvero pensata come il centro dello stand, l'attrazione più importante. Un'altra cosa molto interessante è l'aumento della multimedialità degli stand. Siamo abituati da anni a vedere LED wall e maxi schermi, ma quest'anno c'è stato davvero un cambio di passo. Alcuni stand hanno integrato gli schermi direttamente come elemento coreografico, come allo stand New Holland. Altri invece lo hanno utilizzato direttamente per presentare in modo interattivo i prodotti. I video non sono più un sottofondo visivo, ma fanno davvero parte dell'intera visita ad EIMA. Per quanto riguarda il mondo social, beh, la novità siamo noi. Federunacoma, che organizza EIMA, ha voluto collaborare con Maggest per invitare me e gli altri agro-youtuber in fiera. Armati di fotocamera e smartphone, vi abbiamo riempiti di storie, dirette e foto sui social, in modo da raccontare EIMA anche a chi non è potuto venire. Passiamo ora invece all'altro tipo di tecnologia, quella che abbiamo trovato sui mezzi. Beh, non è un segreto che praticamente tutti i costruttori stiano puntando alla semplificazione dei comandi alla guida. Infatti, la maggior parte degli stand avevano almeno una postazione per i sistemi di guida satellitare o simili, alcuni puramente dimostrativi, altri più interattivi. Ne ho già parlato in diverse occasioni su questo canale. Ormai sono molti gli agricoltori che decidono di equipaggiare la guida satellitare sui propri trattori. Secondo me mancano pochi anni prima di raggiungere i livelli delle altre nazioni, dove la maggioranza dei macchinari utilizza già sistemi di aiuto alla guida. Passiamo quindi a parlare della vera innovazione, perché ad EIMA è di casa. Prima di tutto parliamo del Landini Rex 4, che ha ricevuto il prestigioso premio di novità tecnica per questa edizione di EIMA. In realtà non l'ha vinto esattamente il trattore, ma l'ADS, cioè l'Advanced Driving System. Come dice il nome, si tratta di un sistema di guida avanzata. Vi starete chiedendo qual è la differenza quindi da tutte le altre decine di soluzioni di cui abbiamo parlato prima. Beh, prima di tutto si tratta di un trattore specializzato per la frutticoltura, non di un bestione da 250 cavalli. Inoltre, questa tecnologia è di tipo ibrido, cioè non solo riguardante la guida autonoma, ma anche l'aumento del comfort dell'operatore attraverso nuovi approcci allo sterzo. L'ADS permette semplificazioni nelle sterzate, per esempio variando la sensibilità dello sterzo in base alla velocità di avanzamento o riallineando automaticamente le ruote dopo la svolta.
Fin qui tutto ok, cose già viste in campo automobilistico, ma la differenza è il fatto che qui la guida è pensata direttamente per le operazioni frutticole. Oltre alla guida satellitare c'è la memorizzazione delle passate in situazioni di pendenza, in solco. E ci sono anche particolari contromisure per controllare la guida nonostante dossi e sollecitazioni. Lavorare con un comfort maggiore vuol dire stancarsi meno, prestare più attenzione e svolgere più lavoro. Finalmente anche in campo specializzato sta arrivando l'agricoltura di precisione, non solo adattata portando le tecnologie del campo aperto, ma addirittura studiata appositamente per il settore specializzato. Un altro aggeggio che mi ha incuriosito molto è questo. Si tratta del sistema Soil Explorer di AG Extend. Probabilmente vi starete chiedendo che cosa ci fa una cosa del genere allo stand New Holland. Beh, solo qualche giorno fa il gruppo CNH, Case New Holland, ha annunciato una nuova divisione, la AG Extend appunto, che si occuperà di produrre attrezzatura aftermarket riguardante l'agricoltura di precisione. Questo scatolotto non è una semplice zavorra, è un po' l'oggetto dei desideri per chi come me è invasato di agricoltura digitale. Si tratta di uno strumento che, senza toccare il terreno, utilizza onde elettromagnetiche per misurare la conduttività del suolo. Questo dato, se ben elaborato, è in grado di farci capire come sono disposte le risorse idriche nel campo, dove c'è compattazione ed infine mappare la tessitura del suolo. Secondo CNH, questo in futuro potrà essere utilizzato per regolare in modo istantaneo la profondità di lavoro dell'attrezzo posteriore, ad esempio un aratro o un erpice, riducendo gli sprechi, la potenza richiesta e il compattamento del suolo. Ci sarebbero tante altre cose di cui parlare, come l'integrazione dei sistemi NIR per l'analisi dei foraggi, puoi vedere questo video per saperne di più, e l'utilizzo dell'informatica per limitare gli sprechi d'acqua. EIMA però è davvero gigantesca ed è impossibile raccontarla tutta in un video, bisogna viverla. Prima di salutarvi ci tengo a fare un ringraziamento. Ringrazio voi che per tutti e 5 i giorni di fiera mi avete fatto sentire che cos'è Agromoderni, una grande famiglia di appassionati di agricoltura. Siete stati più di 100 ad avermi fermato per una foto e due chiacchiere. Questa è la benzina che porta avanti questo canale, voi. Un altro grosso ringraziamento lo faccio ai miei colleghi agro-youtuber. Margherita di Mistractor, Enrico di GR di AgriProduction, Massimiliano e Daniel di AgriHarvest. Abbiamo condiviso una di quelle settimane che ricorderò per tutta la vita. Vi consiglio di passare dai loro canali per vedere i loro video su EIMA, trovate il link in descrizione. Infine, un gigantesco grazie a Federunacoma e MacGest per averci dato la possibilità di vivere EIMA e raccontarla. Penso sia stata la prima iniziativa di questo tipo al mondo per il settore agrario, quindi non possiamo che andarne fieri. Bene, è giunto il momento di salutarci. Come al solito, se questo video vi è piaciuto, fatemelo sapere con un bel like. Iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati e seguite i miei profili social per vedere tutti gli altri contenuti su EIMA e l'agricoltura. Da Agromoderni è tutto. Ciao a tutti ragazzi!